Alessandro Manzoni, scrittore e poeta, è considerato uno dei padri della lingua italiana. Nasce a Milano, in Italia, il 7 marzo 1785. È figlio del conte Pietro Manzoni e Giulia Beccaria, figlia di Cesare Beccaria, uno dei più influenti intellettuali del XVIII secolo. In questi anni, l'Italia è ancora un territorio spartito tra diversi dominatori stranieri, ma molti intellettuali chiedono che il popolo italiano si ribelli e dia vita a un'unica nazione indipendente. Anche il giovane Manzoni abbraccia con entusiasmo i nuovi ideali patriottici. A 15 anni compone la sua prima opera, un poemetto in quattro canti intitolato «Del trionfo della libertà», in cui condanna ogni forma di dispotismo. Nel 1805 è in Francia. Qui viene in contatto con gli intellettuali francesi e si avvicina al romanticismo, un movimento culturale che in questi anni si sta diffondendo in Europa. Del romanticismo Manzoni apprezza soprattutto l'idea che un'opera artistica debba essere anche utile e avere uno scopo educativo. In seguito, questo principio etico ispirerà tutte le opere manzoniane. Tornato a Milano nel 1807 per la morte del padre, conosce la giovane Enrichetta Blondel e se ne innamora. L'anno seguente la sposa. In questi anni Manzoni matura un importante cambiamento e si avvicina alla fede cattolica. Inizia il suo periodo più creativo. Tra il 1812 e il 1822 scrive gli Inni Sacri, composizioni che illustrano il valore morale e religioso delle festività cattoliche. Leggendo Shakespeare, Goethe e Schiller, si avvicina alla tragedia, che ritiene essere una forma letteraria adatta a raccontare grandi vicende storiche e umane. Di questi anni sono le due tragedie Il Conte di Carmagnola e La Delchi. Nello stesso periodo scrive due odi di carattere politico, marzo 1821 dedicata ai moti libertari scoppiati nel nord Italia e il 5 maggio che scrive di getto alla notizia della morte di Napoleone. Gli ideali etici e politici del Manzoni trovano però massima espressione nel romanzo storico I Promessi Sposi. Attraverso le vicende di due giovani innamorati, Renzo e Lucia, il libro dipinge un grande affresco dell'Italia del Seicento e racconta un'umanità semplice che lotta per la giustizia. Manzoni lavora ai Promessi Sposi per 20 anni. Compie una profonda ricerca linguistica che ha come scopo quello di dare al popolo italiano una lingua nazionale. In quest'epoca, infatti, l'Italia non è frammentata solo a livello territoriale, ma anche linguistico. In ogni regione si parla un dialetto diverso. Quando nel 1861 l'Italia è in gran parte unificata sotto un unico regno, Manzoni viene nominato senatore a vita. Manzoni muore il 22 maggio 1873, dopo essere caduto sulle scale della chiesa di San Fedele a Milano, all'età di 88 anni.